Ciao, io sono Smokey Moses e oggi fumiamo insieme questa Rail Centenario Maduro Robusto. Stai con me. Questa Rail. Sono proprio contento di fumare con te oggi questo sigaro, perché questa Rail è uno dei marchi più iconici e più famosi che puoi incontrare. L'azienda è stata fondata nel 1884 da Angel La Madrid Cuesta, seguito poi dopo un po' di anni da Peregrino Rey, ed è un'azienda che alla fine dell'Ottocento e fino a tutta la prima metà del Novecento è stata famosissima. Non dimentichiamo che il sigaro è stato il sigaro ufficiale della corona spagnola. Era forse nella categoria dei premium cigar il più famoso dei suoi tempi. E in quel tempo era prodotto con tabacco cubano rollato negli Stati Uniti come la maggior parte dei brand famosi di quel periodo. Solo successivamente, chiaramente dopo l'embargo, ha iniziato a diventare un brand prodotto con tabacco dominicano. Nel 1958 Stanford Newman, il papà di Bobby ed Eric, nonché figlio di Julio Cesar Newman, fondatore di J.C. Newman Cigar Company, quindi Stanford nel 1958 acquistò l'azienda Questa Rail, il brand Questa Rail. E quindi da quel momento Questa Rail diventò parte della famiglia dei prodotti di J.C. Newman. Il sigaro esiste, questo brand esiste con tre fasce diverse. Centenario Maduro, che è quello che fumiamo oggi, che è una splendida, splendida Connecticut Broadleaf. E poi esiste il Centenario Shade, che è un Connecticut Shade, e il Centrofino Sungrown, di cui ho già caricato una recensione tempo fa, se avete curiosità, se siete interessati. La trovate su questo canale, in inglese, ma presto la rifaccio anche in italiano, così non abbiamo problemi di lingua. E fumiamo il robusto numero 7. È un pochino più piccolo di un robusto come ce lo immagineremo, è un 4,5x50. Quindi direi di partire, tagliamo il sigaro, lo assaggiamo, lo testiamo a crudo, lo accendiamo e diamo il via alle danze. State con me. E voilà, taglio classico, a crudo. Tanta dolcezza, note di frutta secca, disidratata, frutta disidratata, tipo albicocche, legno umido, legno bagnato. E via. Diamo il via alle danze. Fiamma dolce. Eccoci qui. Dovremmo esserci. Wow. Beh, le note dolci sono ancora qui. Le sento perfettamente, evidenti, sono proprio evidenti davanti nel palato, nella bocca, e si sono aggiunte delle piacevolissime note speziate. Facciamo un po' di retronasale, sì, note speziate tipo pepe bianco, percepibile principalmente attraverso il naso. Sì, lo sento tanto nel naso. È un sigaro molto ricco, lo dico non perché me ne sono accorto dal primo puff, lo dico perché è un sigaro che conosco, che fumo spesso, sono un grande fan di questa Rail, e in particolar modo della versione Maduro, e è un piacere rifumarlo, perché ogni volta riesco a trovare, a capire qualcosa che magari mi era sfuggito la volta prima. È un sigaro molto complesso, non intenso,
nel senso di un sigaro difficile, perché non è un sigaro difficile, complesso nel senso di ricchezza, di quantità di sentori che si possono trovare. È un sigaro multistrato, multilayered. E comunque è un'emozione poterlo fumare oggi qui con voi, perché presto, molto presto, sarà disponibile anche nel mercato italiano, dove per ora questo sigaro non era disponibile. E quindi è una sorta di presentazione ai fumatori italiani, quindi mi fa molto molto piacere essere qui a farlo. Direi andiamo avanti un pochino con la fumata e poi ci ritroviamo qui per fare così il punto della situazione. A tra poco. Siamo qui nel primo tercio e adesso mi sento già più sicuro di poter dare un primo feedback. Tanta dolcezza, come abbiamo detto, note speziate, pepe, legno, legno tostato, terra, cuoio e una eleganza infinita. Questo è un monumento di eleganza. Mi ricorda, lo dico sempre quando lo fumo, mi ricorda l'eleganza, la filosofia che c'era dietro i sigari cubani di 20 anni fa, 25 anni fa. E tante volte ho sentito dire, io stesso dico, che ogni sigaro racconta una storia. Ti può piacere questa storia, può non piacerti. Ma alcune volte la storia nasce da dentro di te, la senti tua. Questo è quello che succede a me quando fumo questo sigaro. È una cosa che non so spiegare, è un'emozione, una piacevolezza che nasce da dentro di me ed è così. È un monumento di eleganza, questo sì. Quindi direi continuiamo a fumarlo e vediamo dove ci porta. A dopo. Secondo tercio. Tutto è confermato. Si sono aggiunte delle note di caffè tostato, torrefazione del caffè. C'ho la stanza che profuma di torrefazione del caffè. E in bocca ho proprio questo sentore di caffè appena bevuto. Delle note simpatiche, note pepate sulla lingua, pepe bianco, leggere ma presenti, tanta dolcezza di frutta disidratata, note di legno, legno fresco, legno di cedro e, come dicevo, appunto, terra e cuoio. Un sigaro sorprendente, che dire. Stiamo a vedere come finisce. Eccoci qui, più o meno nell'ultimo tercio. Tutto è confermato. Si sono aggiunte note piacevolissime di liquirizia scura, liquirizia amara in bocca, che si sommano alle note dolci del sigaro e creano un connubio meraviglioso nella bocca, assieme a tutte le altre note, il pepe bianco, il caffè, la torrefazione del caffè, il legno, il cuoio, la terra. Questo, posso dire che questo è un esempio di uno di quei sigari in cui gli aromi sono perfettamente bilanciati, nel senso che non c'è un aroma che sovrasta gli altri, sono tutti lì a costruire insieme il corpo del sigaro. E, d'altra parte, aggiungo che dal punto di vista della nicotina non è un sigaro fortissimo. Quindi io lo definirei mild, lo definirei di media forza dal punto di vista della nicotina, ma di pieno corpo dal punto di vista di aromi e sapori. Un sigaro molto interessante. È un sigaro che ha cambiato, quando l'ho fumato la prima volta anni fa, ha cambiato il mio punto di vista, la mia prospettiva per quanto riguarda questa tipologia di fumate. E spero di aver destato la vostra curiosità, spero che possiate fumarlo anche voi, magari potete scrivere qui sotto i vostri commenti, le vostre opinioni in merito a questo gioiellino. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questa recensione. Non dimenticatevi il pollice in su se vi è piaciuta,
iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, eccetera, eccetera. Grazie per essere stati con me. Alla prossima, ciao da Smokey Moses. Buone fumate.